Cattelan. Sicuramente è stata la volta buona però per lui, che da più di 40 anni è su quel palco del Festival di Sanremo e che sa tutto del dietro le quinte. È stato premiato proprio in diretta a Sanremo con una bellissima sorpresa che gli hanno fatto sia Fiorello che Amadeus. Parliamo di un uomo, di un siciliano che nasce come disc jockey ed era l'unico ai tempi a parlare inglese, l'unico che su quel palco ha parlato con tutti gli artisti nazionali e internazionali. Lui si chiama Pippo e Rosanna Cacio ve lo presenta così e noi andiamo ad accoglierlo. Italia sì, Italia no, Italia boom. La voce della regia sul palcoscenico, con le immancabili cuffie e l'aria rassicurante. Pippo, Pippo, Pippo! Pippo Balistreri di cose ne ha viste. Lui c'era nel 1982, quando Albano e Romina Power si preparavano a cantare Felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. Ha assistito agli esordi di un giovanissimo Vasco Rossi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle di... E c'era nel 1984 il vero inizio dell'era baudiana, quando suonava il nuovo swing di Enrico Ruggeri. Alto e piano, nuovo swing. Pippo Balistreri era lì anche quando Luis Miguel era il fenomeno di quel Sanremo. Siamo i ragazzi di oggi, no! Ha potuto assistere a costruzioni di performance di rara bellezza, come quella per l'indimenticabile Mia Martini. La notte io... Era vicinissimo a uno dei momenti cult nel festival del 2012. La targa a Pippo Balistreri, 41 festival! In poche parole, Pippo Balistreri ha assistito alla storia del costume del nostro paese. Eccolo qui! Va bene, ci sediamo. Ma ti sei fatto tutti i capelli? Perché io lo vedo sempre stravolto sul palco. Sì. Guarda come sei tutto bello conciato. Vabbè, ho avuto il tempo di rassettare tutto. Accomodati, Pippo. Lascio il premio accanto a te. Lei, Ilaria, della DN Kronos, sì, fa parte di quei giornalisti che sono in sala stampa. Massimo Cervelli lo conosci, ciao, immagino. Sì, sì. Mettiti qua, Pippo. Benvenuto. Allora, 41 edizioni. Pippo. Pazzesco, adesso ti arriva la pensione o no? Cioè, sul tuo conto arriva la pensione dall'INPS, come funziona? No, già sono in pensione comunque. E, niente, continuo a lavorare, va bene. L'anno scorso avevi annunciato che insomma volevi ritirarti, che era l'ultimo anno. Poi Amadeus, come ti ha convinto a tornare? Così usiamo te per lui. Non mi ha convinto Amadeus, mi ha chiamato la RAI e io sono venuto perché... Anch'io mi sento un figlio Rai, per cui mi hanno chiamato e sono venuto. Hai fatto bene. Allora, 41 edizioni, quest'uomo ha visto praticamente tutto. In queste edizioni però, lui non è stato a tre Sanremo in tutti questi anni consecutivi. Sì, allora, però, il primo con Raffaella Carrà non c'eri? No. Perché? Perché... Eri alle Maldive? No, perché... Perché c'era qualcuno che non gli piaceva la mia figura e non ci sono voluto andare. Cioè ti hanno escluso? Sì, mi hanno escluso. Mi si escludeva. Momento tensivo, Daniele. Pippo, sei stato escluso. E fa di te un uomo normale. Sì, sì, ero diventato normale e lo sono ancora. Perché non ti volevano, Pippo, in questa tema della Carrà? No, perché... Adesso... Sono cose vecchie comunque. Appunto, le possiamo raccontare? Sì, c'era un po' di gelosia con il primo ispettore. Ah. E allora... E si chiama Magazzù, senza fare nomi. Quindi con Magazzù non andavi d'accordo? Esatto. Quindi disse o io o lui?
È finita là. È finita là, va bene. E quindi questo è Sanremo della Carrà, tu non c'eri. No. Poi altri due Sanremo non c'eri, quali erano? Era il 90 e il 91. E come mai non c'eri lì? Perché a Ragozzini prese in mano il festival e io facevo parte dell'azienda di Ravera, Bixio Ravera. E mi dissero no, non ci andare. Scusate, ma qua mi sembra di stare, non so, Milan-Inter, Roma-Lazio, Torino-Juventus, Napoli-Salernitana, è così anche lì? Era così, perché giustamente dice non ti preoccupare perché ritorneremo ancora. E così è stato? E così è stato, sì. Nel 92 ci fu a Ragozzini insieme a Ravera e hanno fatto il festival insieme e io continuai. Vabbè, tu te lo sei visto da casa oppure è spento? No, l'ho visto da casa. E com'era? Era abbastanza bellissimo. No, abbastanza. Allora, Ilaria, Massimo, intanto mettiamo la nostra slot e vediamo dove ci porta, così raccontiamo questi 41 anni di festival, grazie anche a Pippo. Non so se hai notato la calma e la seraficità del maestro. Sì. Sai perché? Perché ricorda un po' il maestro di Ralph Macchio in Karate Kid. Togli la cera, sì, metti la cera. Massimo, hai ragione! Metti la cera, togli la cera. Bellissimo. Hai ragione! È proprio orientale. Slot, vediamo dove si nata la nostra slot. Stupendo! Loredana Bertè. Ah, Loredana... Ah, Loredana, c'entra Pippo, guardate perché. È la volta di Loredana Bertè. Nell'immenso respiro che c'è, io mi ritrovo nel tuo regno, perduta di te. E di migliore, oh, di migliore. Lei canta con rabbiosa energia, va bene così. Signori, Loredana Bertè. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi, quello che cerchi tu da me. Con Pazza. Canta Loredana Bertè. Va bene, sono pazza, che c'è, che c'è. Io sono pazza di me e voglio gridarlo ancora. Non ho bisogno di chi mi perdona, io faccio da sola. E sono pazza di me, sì, perché mi sono santa. E poi ti fanno santa, capisci? Filo, grazie, grazie Daniele. Allora, e questa è la fine e ci arriviamo. Ma Pippo c'era anche quando Loredana si presentò con il pancione. Sì. 1986, tu lo sapevi Pippo, te l'aveva detto no, Loredana? No, ma ha fatto uno scherzo proprio. Durante le prove non c'era il pancione. Non aveva il pancione, né lei e neanche le ballerine. E poi loro, prima di entrare, si presentarono con dei giacconi, dei cappotti. E prima di entrare, Loredana Bertè, hanno tirato via. E così sono entrati di corsa. E... Quindi vi hanno fregato con ci i hanno cappotti? Fregato, sì, ci hanno fregato. E quando l'hai vista con i pancioni, cosa hai pensato in quel momento? Ma io non ho pensato proprio niente. Dico, boh, fa parte dello spettacolo. Ecco. A te è piaciuto, è divertito? Perché poi un putiferio ma io quella cosa. Cioè, non ci avevo mai pensato che potesse succedere una cosa del genere. E poi, nella serata dei duetti, Loredana ha avuto un problema e chi ha ringraziato pubblicamente? Guardate, soprattutto tu, Pippo. Grazie. Voglio ringraziare questa bellissima orchestra, grazie. E una persona speciale per me, perché tutti i Sanremo che ho fatto, lui ha sempre avuto una parola gentile, un bacio, una carezza. Voglio ringraziare Pippo Balestrieri, direttore di palco, tutti i Sanremo che ho fatto.
Pippo, fatti vedere, almeno di tu. Pippo! Pippo, Pippo. Sei 40, 40... Quanti anni di festival, Pippo? Quanti anni di festival? 41. 41 anni di Festival di Sanremo, Pippo Balestieri. Allora, codice 14, tieni Venerus, codice 14, Loredana Bertè. Tutti questi baci che prendi, Pippo, quando torni a casa, dimmi un po'. No, assolutamente. È puro lavoro e di conseguenza. Comunque Loredana è veramente gentile e lei non ha avuto un problema sul... Lei aveva detto che non sentiva. Era tutto perfetto, era solo che mancava un ultimo tocco sul body pack, perché i tecnici sono infallibili, quelli di Sanremo, per cui sì. Loro... Ilaria dice è vero, sì. Ilaria, non riusciamo mai a dirlo di voi giornalisti. Purtroppo devo dire che sì. Perché lei ha il vizio di toccare, capito? Ah. Allora... Sì, quindi sì. Vabbè, fa Loredana per te. Sì. Ma Bugo Morgan chi lo recuperò? Aspetta! Ce l'hai? Qui ci abbiamo... Noi abbiamo 41 anni, noi siamo al pancione di Loredana, qui abbiamo tutto... Si sale, scusa. Slot. Vediamo cosa c'è. Dopo Loredana per te potrebbe esserci anche Morgan, oppure... Oppure Loretta Goggi. Loretta Goggi. Torniamo indietro nel tempo, era il 1981, il tuo primo festival. Sì, esatto. Cosa c'hai lì dietro? Anche te hai un problema col microfono? T'aggiungo io, Pippo, così lo sì, puoi dire. Telefono che squilla. No, chi ti ha chiamato? Pippo, magari è Fiorello qualcuno, dorme a quest'ora. No. Chi c'era? Non lo so chi c'era. Vuoi vedere? Vuoi controllare? No. Non ti interessa? No, va bene. Allora... Oggi c'è tutto un dietro le quinte pazzesco, no? Perché lei si esibisce dopo Edoardo De Crescenzo con la canzone Ancora. E a un certo punto lei... No, dobbiamo rispondere, Pippo. No, ma non so chi è. Pronto, chi è? Siamo in diretta TV. Come ti chiami? No, il nome non lo dico, Francesco. È importante per Pippo? Sono Caterina Balivo, conduco un programma su Rai 1 in questo momento e lei è in diretta. Ma si figuri. Ma possiamo sentirci più tardi con Pippo? Grazie. Ah, è un giornalista. Allora mi scusi, accende la TV su Rai 1, fa meno fatica, riporta tutto. Risponde qui. Va bene. Grazie. Mi dica. È un giornalista di Repubblica, e cosa gli vuole chiedere? Mi dica. Senta, posso metterla in viva voce? No. Sì, vai in viva voce, ha detto di sì. Allora, dov'è viva voce? Viva voce. Cosa voleva chiedere a Pipuzzo che è qui? Mi dica, che voleva chiedere? Ci ha ripensato. Hey, Pippo, buonasera. Buonasera, non credo che questo sia il momento di fare un'intervista. Allora facciamo così, Francesco. È il momento, Pippo. No, guarda, adesso arrivo io, non è il momento, sennò qua ci chiamano tutti. Quindi facciamo intervista per Rai 1 e poi subito dopo la chiamerà. Intanto, se lei mette su Rai 1, vedrai un Edoardo De Crescenzo del 1981 che cantava ancora. Subito dopo si sarebbe esibita una Loretta Goggi, che però faceva fatica ad entrare e lì entra Pippo a dire entra che sei bravissima. Guardate. Ah!
Goggi non voleva entrare, Pippo. Non voleva entrare, sì. Era il mio primo festival, ma io non sapevo perché lei non volesse entrare. Proprio gli ho detto, guarda, è il mio primo festival, ti prego, in ginocchio proprio. E poi alla fine ho capito, lei alla fine è entrata, ho capito che lei non voleva entrare perché prima di lei si era esibito Edoardo De Crescenzo. E come l'hai convinta? No, in ginocchio, io ho detto, ti prego. Beh sì, il suo primo festival, se non entrava sembrava che lui non avesse fatto bene il suo lavoro. Alla fine Loretta è entrata, su quel palco ha cantato con un pezzo che ancora oggi la cantiamo, Maledetta Primavera. Certo. Ti piace come canzone, Ilaria? Mi piace moltissimo, ancora attualissima, ha moltissimi sensi con i quali si può utilizzare, quindi poi Loretta, vabbè, non si discute. No, figurati, la mia preferita. Poi, quando una canzone diventa coro di curva perché viene ribattuta, certo, coro della curva sud di Roma, della Roma, quindi quando le canzoni diventano patrimonio dei tifosi, è fatta. Di Filazio? No, 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 Fiorentina, vediamola. Che sono toscano. Va bene, va bene. Era solo per cronaca. Sì. Ricorda a tutti noi il maestro, metti la cera e togli la cera, no Fabrizio? Il meme è già arrivato, mi sa? Noi il meme l'abbiamo creato, maestro mi dispiace, ma Cervelli l'ha servita proprio così, non abbiamo schiacciato, quindi lei è diventato ufficialmente un meme in questo momento, quando passi a trovare la Balivo e scopri di essere il maestro Miyagi, e questo è il risultato. Maestro, siete molto simili, comunque ha ragione. In realtà ha un passato come quello che è stato di Silvio Berlusconi, ovvero a lavorare, la cantavi sulle navi da crociera. No, non cantavo. Ah, non cantavi? No. E che facevi sulle navi da crociera? L'animazione sulle... Ah, quindi alla Fiorello, animatore alla Fiorello. Sì, Fiorello nei villaggi, io sulla nave. E questo è successo prima del 79. Immaginavo? Sì. Ma ti vergogni di raccontare quel momento della tua vita? No, questo era come faceva l'animazione. Ehi ragazzi, stasera c'è una serata. Vero Massimo? Cioè in maniera calma c'è l'animazione. L'aria, ce l'ho l'aria zen, relax. No, il problema è andare a ricordare le cose. Sono tanti anni che... No, comunque là sì, cantavo, ballavo, facevo intrattenimento... Sì. Hai imparato a parlare bene inglese, questo ti ha aiutato tantissimo. L'ho imparato prima l'inglese, il francese e anche un po' di tedesco. Hai capito? E quindi quando sono arrivati tutti questi ospiti, guardate, insomma i Queen, David Bowie, Madonna, Duran Duran, Jennifer Lopez, Celine Dion, Whitney Houston, Russell Crowe, esatto. Chi parlava con loro? Pippo Balestrieri. E
gli telefonavo anche prima, prendevamo degli accordi non direttamente con i cantanti, certo, con i manager, ma con l'entourage, la situazione tecnica, tutto quello che desideravano durante l'esibizione. Dai, dammi qualche gossip dietro, cosa era successo con questi artisti, con qualcuno? Boh, adesso non lo so. Non so, non so cosa dire. Erano tutti tranquilli? No, no, tranquilli no. Hai firmato qualcosa che non puoi parlare? Assolutamente no. Allora Madonna, parla. Madonna. No, ma il problema è il cervello ha bisogno di un input. Madonna. Allora, Madonna, Madonna. Madonna l'abbiamo fatta diverse volte, 2 anni. Amica ormai. Sì, era diventata... e uno di questi anni c'era... Una vostra collega, regista, la Tavanti, sì? Che era stata lei proprio a fare il festival, a riprodurre, a far sì che Madonna uscisse bellissima. Senti, il primo anno di Internazionale, chi c'erano? Che erano un po' c'erano brilli? I Dire Straits. Wow. Erano un po' brilli? Sì, erano... In quegli anni si esibivano in 2 serate i cantanti. Sì. Il primo anno, la prima serata è andata bene, tranquilla. La seconda serata erano un po'... Alticci. E io mi ricordo che ho preso una scopa che era lì vicino. E proprio ho fatto l'atto, mi do una scopata in testa. Bellissimo, sì. E così sono entrati. Sì. E così sono entrati. Torniamo alla nostra slot, vediamo chi arriva. Ancora. Abbiamo visto quindi, ancora. Insomma, la Bertè, Lorella, Loretta Goggi, abbiamo Pippo Baudo. Baudo. Vabbè, il tuo preferito, dillo Pippo, dillo apertamente, guarda, lo sappiamo, dillo. In classifica prima c'è Baudo. E dopo? E poi c'è Amadeus. Ah, vabbè, secondo me Amadeus dopo Baudo... Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Guardiamo i filmati. Guardiamo questo filmato appunto sui festival di Pippo Baudo, dove Pippo Balestiere era lì a governare il palco di chi entrava e chi usciva, così come ha fatto quest'anno. Buonasera a tutti e benvenuti, amici telespettatori, amici del Teatro Ariston. Benvenuti alla prima serata. Basso, questo festival è truccato! Per piacere. Questo festival è truccato e lo vince! E lo vince Fausto Leali! Lo vince Fausto Leali! E dai, e ci siamo un'altra volta, dai! Abbiamo ripetuto Venezia, buonasera a tutti. C'è un signore scritiereato che sta lì affacciato alla balaustra e non so con quali obiettivi. Ti prego di non dare in escandescenze. Torna indietro, per piacere, ecco, fammi la cortesia. Scusate, fatemi andare su, un momento voglio andare a parlare io personalmente con lui. Fatemi passare. Dammi un bacio, vieni qua. Pippo, ma qual è il motivo? Scusa. Sono disperato, Pippo. Ma la tua disperazione... Così non succede niente. Pippo, ti voglio bene, te lo giusto mio figlio. Io ti prego che ti aiuterò. Me lo prometti? Non te lo prometto. Mi fai arrestare? Te lo prometto, vieni qui. Mi fai arrestare, mi fai? Non ti faccio arrestare per niente, tu vieni con me. Stai tranquillo. Mi fido della tua parola. La mia parola d'onore. Vieni. Allora, facciamo così. Prima di arrivare... A Pino Pagano, insomma al pensionato che minacciava di lanciarsi dalla balconata, vorrei parlare di Cavallo Pazzo e vorrei vederlo a rallenti, perché c'è un signore che cerca di portarlo via e quel signore è Pippo con i baffi marroni. Sì, sei tu, esatto, Pippo. Ecco, mi racconti questo momento. Tanti anni fa, sì. Hai beccato qualche calcio? Ho preso un pugno che... Da Dano Cera, che un signore, un amico mio, che anche lui si dava da fare. In sostanza questo cavallo pazzo... Eccolo Pippo. Tutti... Cavallo pazzo, sì, esatto. Cavallo pazzo, avevamo la fotografia, l'aspettavamo in poche parole. Era segnalato. E era stato segnalato, dice arriverà un tizio, bla bla,
e alla fine era seduto in terza fila, nell'ultima fila di poltrone, non sulla prima fila dove siete voi, quella accanto, era terza fila, il primo posto. E all'epoca, tanti anni fa, il mixer audio si metteva sotto il palcoscenico. Di conseguenza, per Cavallo Pazzo veniva facile mettere un piede su una Flay Case che era là e saltare. Io ho guardato la scaletta e ho detto: sta cosa non c'è sulla scaletta. Una sorpresa. Un po' come quando ti hanno dato il premio l'ultima sera a Sanremo. Che io c'ero con mio marito, sì. E ho detto: guarda lì, veramente Pippo non sa nulla, perché c'era Fiorello che ti portava via, cioè che ti portava via, che ti faceva entrare per darti quel premio, che lì accanto a te, che io lo guardo e ti dico: proprio grande Pippuzzo che se l'è portato a casa. Grazie, grazie, è proprio... Arriviamo invece, scusate, però al pensionato Pino Magano, sì. Pagano. Sì. Allora, chi si è occupato poi di lui? Pippo doveva... Allora, Pippo lo fece venire in camerino e qui ha chiesto: chi ha dei soldi? E io ho detto: avevo 500.000 lire. E dice: me li dai? Gli do questi 500.000 lire. E buonanotte ai suonatori. Io non l'ho più avuti questi 500.000 lire che lui ha regalato a Pagano. E no, questa è una cosa che Pippo sa, che abbiamo già, ci siamo già parlati, ma comunque è successo così. Scusami Pippo Balestieri, mi stai dicendo che alla fine chi ha dato i soldi al pensionato sei stato tu, io, Pippo? Io. Richiamaci oggi, perché gli devi, ora dovrei dire 250 euro, ma per come sono andate le cose dopo l'euro, 500 euro gli devi a Pippo. Massimo, certo. Sì. No, poi 500.000 lire dell'epoca sono 1.500-2.000 sì, oggi. Quindi, Pippo, quindi no. L'aria 2.000 euro deve avere, eh sì, Pippo Balestrieri. Come io... minimo, come che minimo. Dici? Sì, facciamo un ADN Kronos su questa cosa. Certo, facciamo no, subito assolutamente un lancio. No. Io sono d'accordo, ci siamo visti con Baudo, certo. Abbiamo parlato di questo, abbiamo anche scherzato su questo. Cioè, si presenta col per me, posto. Aspettate, lui, che dice Baudo... Massimo? No, col posto deve andare, perché è una cifra importante, che il contante poi... Baudo mi ha dato di più di 500.000 lire. Ah. Cioè? Perfetto, no, perché sembrava... Se materiale. Senti Pippo, io non ti posso lasciare andare via, perché sennò Massimo non torna più qui alla Volta Buona se non facciamo vedere il caso Morgan Bugo. Ragazzi. Perché lì veramente di tutto, ne ha parlato anche ultimamente Morgan durante un programma di Rai 3 alle confessioni, eh? Ah sì? Eh sì. E dice la stessa cosa che dico io. Vediamo quello non che è proprio. Successo quella sera. Attenzione che abbiamo Pippo scatenatissimo, altro il cavallo pazzo. Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo di dormire è una forma d'arte, ma tu sei solo colpo per invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetto a chi ti ci ha portato dentro, a questo sono io. Che succede? C'è un problema. Scusate. Che sta succedendo? Dove è andato Bugo? Bugo! Bugo! Vado a vedere dove è Bugo, per forza, perché... Vi giuro che non è preparata. Sì. Cosa devo dire? Quello che sai. No, io quella sera sono stato male. Ho preso un freddissimo, proprio quella sera. Un attimo prima avevo preso freddo del condizionatore e cominciava a tremare. E Fiorello mi disse, proprio mi ha spaventato, mi ha detto: devi andare all'ospedale. E così sono andato all'ospedale. E nel frattempo è successo questo, però
Diciamo che abbiamo fatto le prove e durante le prove Morgan ha cambiato, voleva cambiare sia la musica che l'arrangiamento del brano. E aveva fatto la musica lui, l'aveva dato ai maestri e i maestri si erano rifiutati. Questa era la cosa che avevo saputo anch'io. I maestri non volevano quella musica. Non volevano quella musica perché non la gradivano, non lo so. Perché comunque... No, non parla per i maestri, vai avanti, Pippo, per carità. Va bene, ci chiamano comunque, tutti. E allora, e poi aveva cambiato anche delle parole sulla canzone. Ah, sì. E Bugo andò via perché si trovò con le parole cambiate. E... infatti G-Rocca mi ha detto, Caterina, io ho detto se vuoi essere eliminata devi cambiare le canzoni, le parole. Sì, vuoi essere eliminata, questo non lo so a chi l'ha detto, però è successo questo, che Bugo è andato via perché lui non ha rispettato i patti che avevano fatto. E si è arrabbiato, tu l'avresti fatto? Io sarei già andato via prima. Figura di Pippo. Allora, grazie a Massimo Cervelli, grazie Ilaria. Cosa volevi dire, Ilaria? No, beh, io... prima di salutare il maestro, però, visto che parla così bene l'inglese, volevo chiedergli se John Travolta le ha detto qualcosa alla fine. No, John Travolta l'avevo già incontrato prima diverse volte, per cui ci siamo salutati e basta. Però non è successo niente di scandaloso o di brutto. Lui è entrato all'Ariston, ha fatto quello che doveva fare e se n'è andato. That's no, all. Non le ha detto niente. Non ha preso benissimo. Diciamo che non sembrava un amico di Sanremo, no. Ecco. No. Io non lo so, no. Sono delle trattative che loro fanno. Poi, certo. Però lui è sempre venuto a Sanremo. Già è venuto una volta con Panariello. Sì. Con Panariello lui è venuto. È vero che Vittoria Cammello, Vittoria Cammello che gli fece un massaggio ai piedi. Esatto. Lui arrivò in aereo, da solo, cioè col proprio aereo, atterrò a Nizza, lui venne con la divisa pilota. Esatto. Sapete che lì non abbiamo i diritti, quindi non l'abbiamo mai potuto far vedere. Lo so. Ma lui non, neanche stavolta ha firmato. È vero, infatti. Senti, Pippo, questo premio dove lo metterai adesso che torni a casa a Palermo? A casa. Dove? Fisicamente dove? Ma sopra un mobile... degno. Bello. che devo dire? Non mi hai dato grande soddisfazione, pensavo avessi già preparato l'altarino. No, la teca. No, io sono felice di aver avuto questo premio. Certo. Ringrazio tutti. Volevo dire che io non sono da solo, Sanremo è una squadra. Ma certo, Pippo, però tu te ne hai fatto 41, hai visto qualsiasi cosa e ci hai fatto dei grandi racconti. Grazie, no, grazie Pippo, Ilaria, Massimo, grazie.